Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata parleremo rapidamente quali sono i format di successo in YouTube, almeno per quello che ho potuto sperimentare io sul mio canale in questi 6 mesi di podcasting. Ciao! Su circa 3100 view totali, c'è da dire che circa il 39% del traffico è stato fatto dalle playlist di ebook trailer. Di queste, le più importanti sono la JDub ebook trailers con 44 files su 125, che è obiettivamente la più numerosa, sempre la JDub ebook trailers che ha 617 view su oltre le 1200 view totali, tuttavia è la playlist delle Cli-Fi ebook trailer che ha 362 view su 18 files con 20 view medie, che è il più alto valore medio dell'ebook trailer osservato per playlist medi. Questi dati sono stati stratificati negli anni perché è da parecchi anni ormai che sono iscritto in YouTube e gradualmente caricavo contenuti con una velocità più modesta e molto più lenta. Attualmente i dati statistici relativi alle view delle playlist delle ebook trailer sono tutti fermi e stagnano, però diciamo, ogni tanto c'è qualcuno che passa, le guarda e vede, e accalappia evidentemente utenti che poi vengono trasportati di rado sul mio blog per scaricare i relativi files. Fino a qui niente di strano, perché in Italia nessuno legge, tantomeno i lettori di fantascienza sono numerosi in Italia. Quindi i lettori di fantascienza che bazzicheranno YouTube sono ancora una frazione infinitesima di tutti gli utenti di YouTube che evidentemente non leggono, fruiscono diciamo, contenuti multimediali, di rado inciampano praticamente sui ebook trailer e solo una frazione di questi decide di dare un'occhiata con il click di impulso su che cosa si tratti, eventualmente sul PDF ricoperto da Creative Commons pronto per essere già bello letto e scaricato. Considerando i dati degli iscritti al 21 di novembre 2019, si desume che, considerando solo i 103 iscritti, solo l'8,6% del traffico è stato fatto dai 103 iscritti al canale, mentre il 91,4% del traffico nel tempo sulle playlist di ebook trailer sono stati fatti tutti da utenti che non sono iscritti al canale. Mentre prima utilizzavo il canale per un'attività di supporto e sostegno diciamo a una editoria in Creative Commons, questi ultimi 6 mesi da quando ho iniziato a fare podcasting la situazione è parecchio cambiata. Innanzitutto, se si osserva i dati di traffico, la parte relativa al podcasting rappresenta il 61%, quindi praticamente ho più che raddoppiato il relativo traffico in 6 mesi. Inoltre la playlist più importante è quella di Cazzeggio Catabiotico, con 89 files sui 207 di file con contenuti in podcasting. La playlist più importante per adesso è Mia Calignaia con 710 view sulle 1880 view circa di traffico. Attualmente Mia Calignaia è ferma e stazionaria perché chiaramente è un videoblog stagionale, quindi finché non passa l'estate sarà difficile che, con nuovi aggiornamenti relativi alla stagione estiva, sarà difficile che le persone vadano a cercare temi tipici dell'estate. La playlist invece che sicuramente ha generato più view per files è quella delle Teammate Change Words con 505 view per 23 file, che porta alle 22 view per files medie. Considerando circa gli iscritti 103 sul traffico di 1880 circa,
quindi non diciamo a, non relativi a ebook trailer, ma tutto di podcasting, solo il 5,4% degli iscritti ha portato traffico. Il 94,6% dovrebbe essere stato causato da utenti che non sono iscritti al canale. La sorpresa più grande che sicuramente mi ha colto è quella del numero degli iscritti. Ero fermo all'inizio dell'anno intorno ai 25 iscritti. Da quando ho cominciato a fare podcasting traducendo in YouTube contenuti, in 6 mesi mi sono ritrovato a 103 iscritti e non ho investito nemmeno una lira per quanto riguarda utenti falsi o sponsorizzazioni su YouTube, proprio zero. Mi sono ritrovato più 80 utenti, così che ringrazio di cuore per essersi iscritti al canale, grazie. Quello che starò per dire probabilmente è una serie di ovvietà. Comunque, i migliori format sono quelli delle recensioni, avendo agguantato una serie di posizionamenti SEO su determinati prodottini che ho acquistato, valutato, ci ho fatto la mia recensioncina e quindi questo hanno portato parecchio traffico. Le recensioni ovviamente sono un format che indubbiamente tirano parecchio in YouTube. Secondo format che sicuramente tira è la playlist delle guerre del cambiamento climatico. In particolar modo c'è da dire che il primo, il full teaser, praticamente è quello che è più guardato. Probabilmente c'è una parte di utenti che ha scambiato il teaser non per un podcast ma per una serie di film oppure di giochi. Poi c'è l'opening della playlist che presenta praticamente la serie di podcast. Poi subito dopo c'è la bomba demografica africana che viene ascoltata e poi successivamente gli utenti saltano a pie pari tutti gli altri file o comunque sono meno ascoltati e preferiscono passare direttamente al podcast del declino e della scomparsa della penisola italica quanto al futuro della penisola Italia. Quindi praticamente legano il problema della bomba demografica africana agli effetti del cambiamento climatico e poi successivamente vanno subito a vedere le tesi senza andare a considerare tutto quello che ci sta di mezzo. Altro format che tira è indubbiamente la playlist, quella su Mia Calignaia, i 5 migliori file condizionati per playlist più guardata sono i primi 3 files relativi all'inizio di stagione. Poi c'è il file relativo alla storia di Calignaia e poi il file relativo alle due filosofie di fruizione del mare. Questi sono praticamente i contenuti più fruiti all'interno della playlist più densa e più ascoltata in termini di più, che è un vlog a carattere stagionale. Senza infamia e senza lode la mega playlist recensioni varie e cazzeggio catabiotico che praticamente continua a crescere, continua ad aggiungerci contenuti, ogni tanto un po' di file crescono per conto suo, altri stanno fermi, insomma è una, diciamo in media, non è diciamo una playlist, non ha né infame e non è nemmeno stellare. La peggiore purtroppo è quella relativa alla playlist del mio podcasting che è stazionaria e ha fatto pochi tempi e diciamo è lì a pingozzo, che è più ferma che in movimento. È una playlist di informazione, ma evidentemente gli utenti di YouTube non si informano praticamente su YouTube, ma praticamente usano YouTube per le recensioni dei prodotti, per giochi e per più che altro per divertimento. A me sinceramente non me ne frega nulla, tanto si tratta di un riciclo delle varie bloggate che ogni trimestre io estraggo dai miei 3 blog quelli che hanno più visite e li poi trasformo in podcast. Non mi costano niente, quindi io penso che continuerò così a tirare avanti. Forse in un futuro, a mio avviso, i trend su YouTube potrebbero cambiare, quindi la gente oltre che a informarsi su recensioni dei prodotti potrebbe incominciare a utilizzare i podcast anche per altro tipo di funzioni.
che lezioni trarre? Allora, in primo luogo, più contenuti una persona carica YouTube, più visualizzazioni di certo accumulerà. Le recensioni di prodotti con posizionamento SEO nella descrizione e nel titolo portano visualizzazioni. Il format di vlog stagionali è un format da considerare. Ora, a meno che non vogliate posizionare un intero canale sulla monotematicità di prodotti e servizi, focalizzandovi solo sulle recensioni di prodotti, ce ne sono tanti youtuber che fanno solo recensioni e non parlano praticamente d'altro, a mio avviso potete anche esplorare il format dei vlog stagionali. Ora però non è necessario andare in barca nell'Atlantico e rischiare di fare naufragio per fare visualizzazioni sul canale YouTube. Potete anche puntare ad un vlog estivo più ruspante e focalizzato sul territorio dove abitate, quindi sul mare, sulla montagna, sul lago, sui boschi e le zone che ad esempio vi piacciono. Il cambiamento climatico e le guerre del cambiamento climatico sono sicuramente un tema importante. I termini relativi hanno magnetizzato il più alto numero di utenti per file. Ci ho messo infatti anche un dominio sul relativo come redirect. Ma penso personalmente che sino a quando non scoppierà una guerra del clima, non prima penso nei prossimi 10 anni, questi contenuti rimarranno piuttosto flat. Nonostante i contenuti, a mio avviso, di valore posti in mio podcasting, il podcasting di qualità, però non hanno acchiappato gli utenti, praticamente non piace. O non ho acquisito sufficiente autorevolezza, oppure non ho sufficiente notorietà, oppure i temi trattati non piacciono agli utenti. Quindi gli utenti invece che sono affezionati e passano sui miei blog e decretano trimestralmente quali sono i post più piaciuti e più graditi, evidentemente non hanno lo stesso profilo rappresentativo della popolazione che invece basta su YouTube. Un saluto, ciao!